In moltissimi hanno voluto essere presenti oggi qui a Ronago, nel paese in cui è cresciuto, per l'ultimo saluto ad Emilio Russo. Al fianco della famiglia c'erano tutte le persone che hanno percorso un pezzo di strada assieme al professore politico settantenne scomparso pochi giorni fa in seguito ad una caduta in un canalone durante un'escursione sui monti di Lezzeno. Nel rispetto delle misure anticontagio, oggi dentro e fuori dalla parrocchiale di Ronago c'era una folla commossa. C'era il mondo della scuola con i colleghi e tanti ex alunni e del sindacato. C'erano i colleghi politici di diversi schieramenti, c'erano le istituzioni, uniti dalla stima, dall'affetto e dal ricordo. L'omelia è stata affidata a Don Lorenzo Pertusini, ex studente di Russo, che lo ha ringraziato in prima persona per i suoi insegnamenti. Sei in San Paolo, autore a lui tanto caro, ascoltato poco fa nella prima lettura. La condivisione è una condivisione della fede. Per il professor Russo essa è stata condivisione del sapere, il suo dono più grande. La seconda dimensione che emana dalla parola è quella dell'accoglienza. La nipote Francesca mi scriveva ieri dello zio Emilio che aveva sempre tempo per tutti, accogliendo qualsiasi domanda e provocazione. Questa è l'accoglienza. Da ultimo, la terza dimensione è quella della libertà. Ecco, io credo che nel professor Russo riconosciamo questo tratto nell'impegno politico in cui si è mostrato libero di esporsi in prima persona, di sostenere una tesi, di aprirsi al dibattito, al confronto. Al termine ha preso la parola il figlio Paolo Emilio, che ha ripercorso la vita del padre fino a quella drammatica passeggiata, ha ricordato aneddoti familiari, il suo impegno politico e soprattutto la sua missione tra i suoi amati studenti. Sono sicuro, come tutti quelli che l'hanno incontrato nelle ultime settimane, che se n'è andato felice. La sua assenza oggi ci spezza il cuore. Quello di un signore di 70 anni che sapeva farsi così piccolo fino a diventare il migliore amico di una bambina di 22 mesi, la sua prima nipote. Emilia, che ha così tanto amato, seppur per così poco tempo, ci è forse stata mandata per chiudere il cerchio della vita, di una vita che avremmo desiderato più lunga. Non è la fine dunque, ma un nuovo inizio. Siamo memoria collettiva di una bella storia che continua altrove. Arrivederci Emilio, ciao papà.